Buona giornata e ben trovati per la prima edizione del telegiornale in apertura agli esteri. Nuovo attacco del presidente americano Donald Trump contro i media. Non parlano nell'interesse della gente, ma in nome di interessi privati e sono disonesti. Intanto emergono nuovi particolari sulle dimissioni dell'ex consigliere per la sicurezza nazionale, Flynn, che durante un interrogatorio con l'FBI negò di aver discusso di sanzioni statunitensi a con l'ambasciatore russo. Intanto si profilano nuove polemiche, una nuova battaglia sul tema dei migranti, poiché lo stesso Trump ha annunciato un nuovo ordine esecutivo entro la prossima settimana da trasmettere al Dipartimento del Nono Distretto, lo stesso che aveva negato il permesso e soprattutto di mettere in evidenza il bando dei migranti che era stato fatto dal Ticon americano. Torniamo adesso della provincia di Foggia, quindi torniamo in Italia. Sarà Peppe Vessicchio, presidente di giuria al concorso nazionale musicale Umberto Giordano, che si terrà a Foggia dal 25 al 28 aprile. L'annuncio è stato dato dal presidente dell'Associazione Musicale Suoni del Sud in una conferenza stampa nella sede del comune di Foggia. Lo stesso presidente Gianni Cuciniello ha detto che sarà un grande momento e spera anche di superare il numero delle adesioni. Tra l'altro c'è anche da ricordare che questa edizione sarà articolata in sei sezioni, dal pianoforte fino a finire al canto lirico. E adesso parliamo di calcio. L'Europa League è stata positiva per le due formazioni italiane, Fiorentina e Roma. I viola di Paolo Sousa hanno vinto in trasferta in Germania contro il Borussia Mönchengladbach con il punteggio di 1-0, grazie alla bella rete ottenuta da Bernardeschi nel primo tempo al 44esimo minuto, e di fatto togliendo da una situazione di difficoltà i viola che avevano subito il carattere forte dei Tedeschi, che hanno avuto la possibilità di passare in vantaggio, fallite per ben 4 volte. Bene, anche la Roma, che in casa del Villarreal rifila un severo 4-0, con le firme di Emerson e la tripletta di Dzeko, con 3 assist per i 3 gol da parte di Salah, Emerson e Nainggolan. C'è poco tempo per riposare, anche perché nel weekend torna il campionato di Serie A con la sesta giornata del girone di ritorno, che propone la sfida dello Stadium di Torino tra Juventus e Palermo. Ed è tutto per quanto riguarda questa prima edizione del telegiornale. Grazie per averci seguito. Prossimo appuntamento, come sempre, alle 14. A più tardi.